A buon vino senti tu, cosa bevi oggi del bimbo, Signori, un momento di attenzione, per cortesia, perché qui la magistratura mi sa che ha imparato la strada. La Corte dei Conti mi ha telefonato. Ah, beato lei. A me la Corte degli Enologi non mi telefona mai. La questione è un'altra, enologo. La questione qui è ben diversa. Siamo accusati di un irrisolto conflitto di interesse all'interno della nostra azienda. Capisce quali sono i termini, enologo? Un conflitto di interesse, dico. Siamo accusati di dare in mano alla stessa persona, nella fattispecie l'enologo Besa, il compito di fare il vino e di giudicarlo. Enologo, lei è accusato di fare il vino e di giudicarlo sempre buono, capisce qual è il problema? Come risponde a queste accuse? Ah, mi sembrano ridicole, Quale motivo? Come si si toglie il fango di dosso, enologo? Basta guardarsi indietro, guardare gli antichi, la storia. Ah. Che già la storia, l'antichità era della nostra parte, della mia parte, perché come dicevano gli Titi, i Fenici, gli Ostrogoti, gli Unni... Complimenti per la cultura universale. I cartaginesi, erano tutti che dicevano in vino veritas, ecco, in vino veritas. Vuol dire che quando tu bevi vino non puoi raccontare menzogne? Chi beve vino dice la verità. La verità, ecco. Bene, come poter... Basta berlo, se vogliamo fare subito una dimostrazione. Voglio subito bene, signori, andiamo a dimostrare attraverso un test pratico la veridicità di quanto dichiarato dal nostro... Sotto con la macchina della verità. Questa può diventare la macchina della verità, dei penini, bene. Le cose che... Allora, signori, il momento è critico perché di fronte a voi, dal vivo, senza trucco, senza inganno, il nostro enologo sta introducendo il chiamiamolo liquido della verità. Perché come dicevano gli antichi, in vino veritas, chi beve vino non può dire bugie. Attenzione, effettuerò una domanda subito al nostro enologo. Enologo, è mai andato a puttane? Ah sì, sono andato. Avete visto? Signori! Ah, c'era anche lei una volta! Dica le sue robe. Signori, abbiamo dimostrato in maniera inequivocabile... in maniera inequivocabile che il nostro vino, il vino in genere, non permette di dire menzogne. Com'è questo vino? Aspetta che assaggio ancora un po'. È buono. Oro. Quindi, è un vino che ci piange il cuore di venderlo. Per il principio della bionivicità, il nostro enologo dà un giudizio oggettivo anche sul vino che lui stesso produce, e certo, il conflitto di interessi decade su se stesso. Immediatamente. Se è cattivo, lo bevo lo stesso, ma dico che è cattivo. Invece questo è buono, oro. Grazie enologo per il suo sforzo e la sua, come dire, decisione di mettersi alla prova anche con un liquido della verità. Grazie a voi, abbiamo sempre degli omaggi per le confezioni da sete. Un plaid dai colori sgargianti. Complimenti, l'ha fatto lui, l'ho saputo. E poi? Le notti d'inverno. E poi? E poi uno splendido guanciale. Ecco. Per fare pandan. Bene. Che nelle notti d'inverno vi buttate giù. Signori, no, grazie a lei. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.